Classico e moderno, tradizione e innovazione, con nubi che si miscelano al meglio a bordo dell'ultimo gioiello targato Austin Parker. Siamo all'interno di Austin Parker 54 piedi Fly, in compagnia nostra l'amministratore di Austin Parker, Michele Parini, che ci racconta questa imbarcazione splendida. Sì, salve. Allora, questa imbarcazione è un'imbarcazione che ha uno stile, comunque vada, che ci caratterizza, che è molto classico sulle linee esterne, che però è anche nello stesso tempo un ibrido, perché all'interno, quindi con un discorso di conformazione, tipologia di materiali usati e design, è molto più moderna, quindi racchiude quello che secondo noi oggi è la volontà e ci distingue anche dagli altri cantieri o altri competitors. Quindi questa è la base principale. Utilizziamo comunque vada materiali che per noi sono di primissima qualità. Abbiamo una struttura interna che è molto open space, come si può vedere, con grande vivibilità, grande luce, grande comfort, che poi è quello che nei periodi poi estivi o invernali, quando gli armatori devono uscire con amici o con la propria famiglia, apprezzano maggiormente, sia internamente che esternamente, con un pozzetto che comunque vada è anch'esso gradevole e grande e quindi atto alle esigenze più disparate. Un accenno veloce a questa splendida avveniristica, quasi, oserei dire, plancia di comando. Una plancia molto importante, probabilmente credo per queste dimensioni sia la più grande che ci sia sul mercato. È realizzata in pelle, quindi ricamata, in Kevlar in alcuni punti e con gli strumenti che oggi comunque vada sono quelli i più moderni e più efficaci sia per la sicurezza e sia anche per l'intrattenimento di bordo. Vogliamo scendere e vedere com'è sistemata la disposizione del, diciamo, zona notte e cucina? Sì, allora, nella zona, al momento che scendiamo, nella zona sottocoperta abbiamo una grande cucina disposta sul lato sinistro dell'imbarcazione che ha anch'essa tutto ciò che necessita una cucina come di casa, quindi un lavello, un piano cottura, delle basi con dei ripiani giusti per la cucina stessa. All'interno delle cassettiere e degli spazi con una piccola lavastoviglie, un combi, quindi un forno che è sia elettrico e sia a microonde e un frigorifero a colonna classico da casa. Benissimo. Adesso entriamo in una cabina altrettanto confortevole. Questa è molto confortevole. Intanto questa è già diversa dalle altre perché nella classicità di un'imbarcazione di queste metrature normalmente il letto ha le spalle verso la prua. Questa no, questa è completamente in orizzontale rispetto alla linea classica dell'imbarcazione e ha uno spazio incredibile, ha tutti i suoi comfort e le sue necessità, armadi, cassettiere, zona beauty, televisore, bagno privato con doccia e poi sinceramente una vista mare. Mozzafiato. E è molto 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 eccitante e gradevole.